Allora, abbiamo dimenticato di dire parte A e parte B, quindi rimangono da ordinare solo quelle. Questa è comunque la parte C. Quindi almeno questa. Allora, stavamo dicendo che abbiamo definito la misura per ogni fluido intervallo P. Ripeto, se noi adesso prendessimo, diciamo, la tentazione sarebbe quella di fare E contenuti in Rn, se io dico che la misura di E è uguale all'estremo superiore delle misure dei fluidi intervalli che deve coincidere con l'estremo inferiore della misura dei pluriintervalli P contenente E. Allora, definisco mi verrà la cosiddetta misura di Peano-Jordan. Quindi questo tipo di approssimazione è la più standard, è la più intuitiva, ma per avere le proprietà che vogliamo noi e quindi anche il teorema di convergenza dominante del Beck non va bene. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice. Prendiamo in R2. Prendiamo E uguale Q intersecato 0,1 cartesiano 0,1. Questo sarebbe il sottografico della funzione di Dirichlet. Sarebbe un insieme di contenuto quanto. Tante di queste linee su ogni razionale sulla linea, c'è il segmento, su ogni irrazionale, su ogni razionale non c'è. Non lo posso veramente disegnare perché i razionali sono densi, però. Però dovete immaginare tante linee così dense da non poter, cioè ogni volta che ingrandisci ci stanno, però insieme ci sono tante linee che non ci stanno. In mezzo ci sono tante linee che non ci stanno. Allora, questo insieme qua, se proviamo a approssimarlo con i primi rettangoli, non va bene perché da fuori il più piccolo rettangolo che contiene il tutto è il quadrato 0,1 per 0,1. Meno di questo, appena prendo qualcosa in meno, ci sono delle linee che escono fuori. Da dentro non posso prendere niente, neanche un piccolo rettangolino, perché ogni rettangolino per la densità di Q in 0,1 interseca delle linee verticali. Quindi, quando andiamo a fare questa definizione, quell'insieme lì, da fuori questo estremo inferiore mi viene 1 e da dentro questo estremo superiore mi viene 0. Quindi quell'insieme là non è misurabile secondo Peano-Jordan, ma quella è un'unione numerabile di segmenti. Prendiamo un singolo segmento. Prendiamo un punto cartesiano 0,1. Questo è, ce l'ha l'area? Sì, un segmento ce l'ha l'area, l'area fa 0. L'area di un segmento è 0. La posso approssimare dall'esterno quanto mi pare. Anche secondo questa definizione, un segmento ha area 0. Il problema è che questo
i segmenti sono in una quantità numerabile. Faccio l'unione di questi segmenti a due disgiunti, sono numerabili. Se la misura fosse numerabilmente additiva, la misura di questo insieme dovrebbe venire 0. Ma se faccio questa definizione, se adotto questa definizione, la misura di quell'insieme non c'è. Allora, però, prima di andare a esaminare e risolvere il problema, guardate che questo è lo stesso schema della definizione degli integrati prima dell'anno passato. Estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalini maggioranti, in questo caso l'estremo inferiore delle misure degli intervalli contenenti deve essere uguale all'estremo superiore delle misure dei plurintervalli contenuti, o l'estremo superiore delle misure degli integrali delle funzioni a scalino minorante. È la stessa cosa, lo stesso schema, perciò ci insistevo tanto l'anno scorso. Tanto è vero, sapete bene che chi non sapeva la definizione non bastava l'esame. Ok. Stavolta questa definizione, che è simile a quella, andrebbe bene per costruire gli integrali di Riemann, però avremmo solo alcune proprietà, non ne avremmo altre. Quindi cosa dobbiamo dare? Dobbiamo dare una definizione più sofisticata, la quale però si riduca a questa in molti casi. Quindi deve essere più sofisticata, però deve coincidere con questa quando questa funziona. Questa è. Adesso la diamo, prima la diamo e poi aggiustiamo tutto quello che deve essere aggiustato. Ok. Anzi, le diamo perché si articola in vari punti. Cominciamo con dare la definizione di misura di una perdita. Speriamo che venga la lezione, sta cosa si va a scatti. Fatemi spegnere e riaccendere perché. Ok, allora dicevamo, dobbiamo dare la definizione in maniera tale che si riduca a quella che mi dà la definizione di Peano Jordan nei casi in cui le due coincidono, ma che sia più generale. Allora cominciamo col dare la definizione di misura di un aperto. Prendiamo A, un aperto contenuto in Fn. Allora, per noi la misura n dimensionale di A è uguale per definizione all'estremo superiore delle misure n dimensionali di P, dove P è un pluriintervallo P contenuti in A. Allora l'idea è che gli aperti si approssimano solo dall'interno. Questo perché i plurintervalli noi li abbiamo presi semiaperti per comodità, ma li possiamo prendere quando abbiamo preso, prendiamo un plurintervallo, possiamo prendere la parte interna o la chiusura. Vi ricordate che l'unione di aperti è sempre aperta, mentre l'intersezione di chiuse è sempre chiusa. Quindi io posso ottenere un aperto, poi c'è una osservazione in più, come un'unione numerabile di plurintervalli crescenti.
Ma se allora posso ottenere, questo poi è un lemma che dimostriamo, quindi nel momento in cui posso ottenere un aperto come unione di una quantità numerabile o limite di una successione di blue intervalli crescenti, noi sappiamo che la misura deve passare al limite sulle successioni crescenti di insieme. E quindi non ho altro modo di definire che la misura in questo modo. Quindi sugli aperti mi basta fare questo. Ok? Da lì si vede subito che questa definizione è obbligata praticamente. Andiamo a vedere invece come devo fare la misura di un compatto. A parte che noi non sappiamo ancora chi sono i compatti di Rn, dimostreremo che sono gli insiemi di Vitaletto come in R. Però sappiamo, quello che abbiamo dimostrato l'anno scorso, che un compatto è sicuramente limitato e chiuso. Quello che non sappiamo è che se è un limitato e chiuso è anche. Quindi K contenuto in Rn, K compatto. Ok? La misura n dimensionale di K, per definizione, chi è? È l'estremo inferiore delle misure n dimensionali di P, tali che P è un plurintervallo e P, che ci devo mettere? No? Contiene K. Se devo fare l'estremo, se metto contenuto, l'estremo inferiore viene 0, no? L'estremo inferiore delle misure dei plurintervalli contenenti. Parate il ritmo, no? Sistema inferiore contenente, sistema superiore contenuto, se no non c'è senso. Perché si prende qua un insieme compatto? Perché un compatto è sicuramente chiuso, ma non prende i chiusi, perché un chiuso può essere illimitato. Se è illimitato, un pluriintervallo contenente non ci sta. Chiaro? Invece, se è un compatto è limitato, ci sono i pluriintervalli contenenti. E quindi in particolare le misure dei compatti verranno finite. Qua invece la misura di un aperto può essere benissimo infinita, perché questo estremo superiore può fare più infinito. È chiaro fino a qui? Ok. Adesso sta definizione funzionerà, non funzionerà, chi lo sa, però non abbiamo finito, perché in questo modo noi sappiamo misurare soltanto gli aperti e i compatti. Già se prendiamo i blue intervalli non rientrano né nell'una né nell'altra categoria, perché sono semi aperti, cioè già gli intervalli sono semi aperti a destra, non sono né aperti né compatti. Allora dobbiamo andare a definire la misura di un intervallo E, di un insieme E in generale. Allora, come si farà? Prendiamo un insieme limitato. Allora, la misura n dimensionale di E è definita come l'estremo
estremo inferiore delle misure. Allora, qua che ci devo mettere, secondo voi? Degli insiemi contenenti. Contenenti E. Chi ci devo mettere? Gli aperti o i compatti? E questo deve coincidere con l'estremo superiore delle misure dei compatti contenuti. Chiaro? Cioè, per la precisione, io dico che un insieme è misurabile secondo Lebesgue quando questi due numeri coincidono, e si chiama misura di Lebesgue questo numero, che è uguale a questi due coincidenti. Anche qua dovete, ci insisto sulla definizione, perché non ha senso fare il contrario. Perché? Allora, innanzitutto, quando è contenente ci devo mettere per forza inf, e quello lo sappiamo, perché se ci metto sup viene più infinito. E quando è contenuto ci deve mettere per forza su, perché se ci metto inf viene 0, e quello deve essere chiarissimo. Poi l'unica scelta che mi rimane, siccome ho fatto gli aperti e i compatti, voglio usare due categorie di insiemi diversi, due famiglie di insiemi diversi per approssimare il mio insieme. Da fuori voglio usare gli aperti e da dentro voglio usare i compatti. Se facessi il contrario, che cosa avrei? Quando vado a fare i compatti contenenti, l'intersezione di tutti i compatti contenenti è un compatto, quindi sarebbe inutile dire l'inf, dovrei dire il minimo, c'è un compatto più piccolo di tutti. Gli aperti contenuti, l'unione degli aperti contenuti è un aperto, quindi dovrei dire che esiste un compatto contenente e un aperto contenuto che hanno la stessa misura, ok? Che magari è vero, ma magari no. Pensate al caso di prima, di quell'insieme là fatto da tante listarelle verticali, Q intersecato 0,1 cartesiano 0,1. Qual è il più piccolo compatto che lo contiene? È sempre lo stesso insieme di prima. E qual è il più grande aperto contenuto? Il vuoto. Perché appena prende un aperto contenuto, quello deve contenere un dischetto, un rettangolino aperto dentro. Appena prende un rettangolino aperto dentro, interseco quelle listarelle. Quando invece devo contenere, questi sono densi. Quando vado a chiudere, ottengo tutto il, la chiusura di questo insieme è tutto il quadrato 0,1 per 0,1, quindi il più piccolo compatto contenuto è. Quindi non mi, se faccio il contrario, ottengo la stessa cosa di prima. Quindi non ci ho guadagnato niente. Chiaro? Resta da vedere se facendo così ci ho guadagnato qualcosa. Quindi questa definizione è, diciamo, se vogliamo usare gli aperti e i compatti, è in qualche modo anche questo obbligato. L'estremo inferiore lo devo fare con gli aperti contenenti, l'estremo superiore lo devo fare con i compatti contenenti. Adesso rimane da vedere che tutto funziona. Allora, poi rimane anche da vedere il caso non limitato. Quel caso non limitato non lo voglio fare adesso, perché si deve distinguere il caso limitato e il caso non limitato per un altro problema che capiremo meglio più avanti. Ok? Ah, tuttavia, sostanzialmente la cosa funziona. Cosa dobbiamo provare? Adesso abbiamo un bel piano davanti, perché dobbiamo provare
Primo, che queste definizioni sono coerenti tra di loro. Per esempio, un aperto è anche un, per esempio, può essere anche limitato, un insieme, diciamo, posso anche vederlo come un insieme qualunque. Quindi, l'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti è la misura sua. Devo vedere che per ogni aperto la sua misura coincide con l'estremo superiore della misura dei compatti contenuti. Perché se no la cosa non funziona. Poi per ogni compatto devo vedere che la sua misura coincide con l'estremo inferiore della misura degli aperti contenenti. Perché anche in quel caso, se prendi il compatto contenuto più, diciamo, più grande, è lui stesso. E quindi qua mi viene la sua misura. E dall'altra parte mi viene l'estremo inferiore delle misure degli aperti contenenti. Quindi anche lì devo verificare che coincidono. Perché se no otterremmo che gli aperti e i compatti erano misurabili perché avevano detto che sono misurabili, poi quando vado a mettere qua non sono misurabili, ma poi se sono misurabili la misura deve essere la stessa di prima, non è che possa avere definizioni che mi diano luogo a risultati diversi. Quindi questa è la prima parte, controllare che noi abbiamo dato tre definizioni diverse, plurintervallo, aperti e compatti e insieme generale. Queste tre definizioni, quando uno di insieme a un insieme si possono applicare più definizioni, devono assolutamente coincidere. E questo è il primo. Poi dobbiamo vedere che la misura ha le proprietà di una misura, cioè che è non negativa e numerabilmente additiva. Quindi non è poco. Noi non faremo tutto nel dettaglio, però faremo anche qui le cose essenziali, cioè le cose che ci permettono di capire perché questa teoria funziona. È chiaro? Non è così complicata e assurda come sembra. Vi ho fatto vedere che sostanzialmente, se vogliamo, dovete tenere sempre in mente che il vostro file, la vostra bussola, deve essere il fatto che voi volete passare al limite sotto il segno integrale, volete portare il limite sotto il segno integrale, volete portare il segno di serie da dentro a fuori l'integrale. Questo lo fate tutti i giorni, lo fate in teoria dei segnali, lo fate in elettrotecnica, lo fate in fisica, lo fate tutti i corsi. Se volete questo dovete fare questo, non è che ci avete alternative. Chiaro? Quindi poi non è che ci mettiamo, non stiamo a fare il corso di laurea in matematica per cui ci mettiamo a fare i dettagli, però almeno l'idea principale la dovete capire. Allora, per far vedere che ci guadagno qualche cosa, allora andiamo a vedere che mostriamo che, posto che questa sia una misura, quindi la cosa, diciamo, non è ancora dimostrata, sarà dimostrata quando verificheremo che questa effettivamente è una misura, che però la misura n-dimensionale così definita di Q intersecato 0,1 cartesiano 0,1 è uguale a 0. La misura due dimensionale, la con lo stesso ragionamento, togliendoci i prodotti cartesiani, la misura, la lunghezza di questo insieme è 0. Quindi io lo faccio perché ho fatto quell'esempio lì, ma potrei anche dimostrare che la lunghezza di questo insieme è 0. Ok. Dimostrazione, mi basta verificare che questo estremo inferiore è 0, perché è chiaro che se questo è 0, l'altro, questo numero qua, ecco un'altra cosa che non ho detto, quando un compatto K è contenuto in un aperto A, questo pure lo dimostreremo, esiste un plurirettangolo P tale che K è contenuto in P che è contenuto in A. Questo è vero, sì. Allora, questo cosa ci dice? Questo ci dice che questo numero qua è per forza più piccolo di quello là.
è minore uguale, poi certe volte è uguale, certe volte no. Per quale motivo? Perché la misura di K è più piccola della misura di P, che è più piccola della misura di S. Se vi ricordate la definizione di misura di K, di misura di K e di A, la misura di K è l'estremo inferiore, quindi la misura di P è un maggiorante anche per la misura di K, la misura di P è un minorante per la misura di A, e quindi otteniamo. Quindi se io dimostro che questo fa 0, questo qua è più piccolo e quindi pure lui fa 0. È chiaro? Va bene, allora come si fa? Fisso un epsilon così lì. Allora, Q intersecato 0,1 è un insieme numerabile, quindi lo posso scrivere come una successione. Allora, andiamo a prendere questi insiemi qua. A con 1 uguale Q con 1 meno epsilon fratto a 2 alla n più 1, Q con 1 fratto, mettiamo direttamente a con n è uguale a Q con n meno epsilon fratto 2 alla n più 1, Q con n più epsilon fratto 2 alla n più 1, cartesiano allora meno scrivo qua 0,1, l'insieme che sto di cui sto provando che la misura fa 0 è questo. Se volessi provarlo con l'insieme chiuso qua, qua dovrei mettere meno epsilon 1 più epsilon, si complica il ragionamento ma la sostanza è esattamente la stessa. Non è un problema reale. Allora, se io faccio l'unione per n che va da 1 a infinito di Q con n meno epsilon fratto 2 alla n più 1, Q con n più epsilon fratto 2 alla n più 1, quest'unione contiene l'unione per n che va da 1 a infinito dei punti Q con n, e per forza ogni insieme contiene Q con n, insieme ennesimo contiene Q con n, e questo contiene l'unione di Q con n, ma quest'unione è uguale a Q intersecato 0,1, e questo è un certo aperto A, chiamiamolo non A, chiamiamolo I, no, io non mi piace neanche, chiamiamolo B. Ok? Questo sta in R, eh? Questo sta in codere di R. Allo stesso modo, l'unione degli A con n per n che va da 1 a infinito, che cosa c'è di diverso rispetto a quest'unione qua? C'è semplicemente il prodotto cartesiano con 0,1, quindi questo qua deve contenere Q intersecato 0,1 cartesiano 0,1, e questo qua è un aperto A. A sta in R2, aperto. Allora io che cosa so? Se la misura è veramente una misura, la misura due dimensionale di A, cioè l'area di A, deve essere minore o uguale della somma per n che va da 1 a infinito della misura due dimensionale di A con n. Per quale motivo? Perché questa è un'unione, ma non è in generale disgiunta.
Quando prendo, quando io prendo Q con 1, prendo un intervallino. Quando capiterà un altro, per esempio Q2527 qua dentro, e l'intervallino che diciamo che costruisca attorno a Q2527 intersecherà Q con 1. Ok. Quindi questa unione non è disgiunta, cosa vuol dire? E quando faccio l'area di A, qua posso non avere l'uguale, però sicuramente meno l'uguale. Ma come si fa l'area di A con N? Come si faceva in terza elementare? Base per altezza. Quindi qua mi viene somma per n che va da 1 a infinito, la base è epsilon su 2 alla n, perché la semiampiezza è epsilon su 2 alla n meno 1, l'altezza vale 1. Allora, chi è questa serie? Epsilon mezzo, epsilon quarto, epsilon ottavo, epsilon sedicesimo. La somma fa epsilon. Quindi cosa ho mostrato? Che esiste un aperto A contenuto in R2, misurabile lo è, perché per noi tutti gli aperti sono misurabili. La sua misura bidimensionale contiene questo insieme qua, e la sua misura, la sua area è più piccola di epsilon. Ah. Questo che vuol dire? Che quell'insieme là, se questo è effettivamente una misura, c'ha misura 0. Cioè l'area del sottografico della funzione di Dirichlet fa 0. La funzione di Dirichlet sarà integrabile secondo Riemann e l'integrale farà 0. Chiaro? Questo è importante, perché mi dice che qua le cose funzionano. Anche quando faccio una serie di funzioni, non mi devo preoccupare, soltanto che qua è minore di epsilon, e poi faccio, siccome epsilon è arbitrario, deve essere inferiore, fa 0. Chiaro? Ok. Quindi questo è il guadagno che abbiamo. Il guadagno che abbiamo è che molti insiemi che non erano misurabili secondo Peano e Jordan saranno misurabili secondo Le Belle. Moltissime funzioni che non erano integrabili secondo Riemann saranno integrabili secondo Le Belle, ma non tutti. Poi vedremo. Ok, allora iniziamo con il nostro programma. Cominciamo col capire chi sono i compatti euclidea, cioè quella indotta alla distanza euclidea standard, quella che abbiamo visto in analisi 2. Dimostrazione: questa freccia non la devo dimostrare, è già fatta, perché quale motivo? Perché se vi ricordate, in analisi 1 abbiamo dimostrato che in uno spazio metrico, se un insieme è compatto, deve essere per forza chiuso e limitato. Per dimostrare il contrario, come facevamo, se vi ricordate, in analisi 1, e praticamente faremo una cosa simile anche adesso, facevamo vedere che un intervallo chiuso a B era compatto. Perché facevamo vedere che un intervallo chiuso a B era compatto?
prendevamo una successione x con n contenuta in AB, facevamo il massimo limite e il minimo limite, quelli stanno in AB. Quindi abbiamo estratto due sottosuccessioni convergenti. Vabbè, se poi la successione c'era limite, le due, il limite era lo stesso. Però almeno una sottosuccessione convergente esiste in AB. Poi usavamo il risultato che un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto. Quindi se un insieme è chiuso e limitato è contenuto dentro un intervallo chiuso, e quindi un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto. Adesso come dobbiamo procedere? Cominciamo col dimostrare. Allora, prendiamo un intervallo chiuso. Intervallo chiuso chi è? A con 1, B con 1. Cartesiano, cartesiano, A con N, B con N. A con N grande, B con N grande. N grande è il numero delle cartelle. Poi prendiamo una successione X con H. Lo chiamo H perché io spesso mi confondo con la N, la chiamo meglio X con H. Contenuta in I. Ogni x con h è un vettore, quindi ha le sue coordinate x1h, xnh. Allora, la prima cosa, andiamo a prendere la successione x1h. Questa successione è compresa tra a con 1 e b con 1. Per quale motivo? Stando in i, le prime coordinate devono essere comprese tra a con 1 e b con 1. Allora, posso dire che esiste una sottosuccessione xhj uguale x1hj x2hj xnhj. Attenzione che l'estratto la faccio su tutte le coordinate. Però tale che il limite su j di x1hj esiste e fa x1, che ovviamente è compreso tra 1 e b1. Cioè, io cosa faccio? Mi concentro sulla prima coordinata. Estraggo una sottosuccessione in maniera tale che la successione convergente. Quale successione? Quella delle prime coordinate. Però attenzione, adesso cosa so? Che le prime coordinate convergono. Le altre non so nulla, però sulle altre faccio la stessa estratto. Ok? A questo punto, continuo di qua, cosa so? Che esiste un'altra sottosuccessione x, h, j, k tale che, quindi x, 1, h, j, k, x, 2, h, j, k, x, n, h, j, k. Attenzione che queste sono, è la sottosuccessione della sottosuccessione, tale che il limite di x2 h j k su k è uguale a x con 2, che sarà compreso tra a con 2 e b con 2. Cioè l'idea è quella: ho fatto un estratto e ho fatto convergere la prima coordinata, facciamo una seconda estratta, facciamo convergere la seconda coordinata. La domanda è: che succede a questo limite qua? Questo limite qua esiste o no? Allora, voi sapevate che x1hj convergeva. x1hjk, che cos'è? Un estratto di questi. Ma se una successione converge, un estratto continua a convergere allo stesso limite. Quindi che cosa ho? Che facendo l'estratta dell'estratta io faccio convergere la seconda coordinata senza perdere la convergenza delle prime coordinate. Se faccio due estratte diverse,
Non funziona, perché magari le prime coordinate convergono per gli indici pari, le seconde convergono per gli indici dispari, e come faccio a fare un estratto che fa convergere tutte e due? Invece così funziona, perché prima faccio l'estratto e faccio convergere la prima, poi faccio l'estratto dell'estratto e faccio convergere la. È chiaro che questo procedimento, mo, se io devo scrivere gli indici, devo scrivere HJKLM, insomma, non si può. Però è chiaro che questo procedimento può funzionare e così via, cioè può continuare per tutte le n coordinate, perché io ogni volta faccio convergere la coordinata successiva senza perdere la convergenza delle coordinate precedenti, e quindi questo sistema, con questo sistema arrivo fino alla fine. Quindi il quindi un intervallo chiuso, quindi se I è intervallo chiuso, I è compatto. Adesso prendiamo K chiuso e limitato. Poiché è limitato, esiste I intervallo chiuso tale che K è contenuto in. Perché è limitato, no? È limitato significa esattamente contenuto in intervallo. Lo chiudo, è contenuto in intervallo. Quindi, però so che è anche chiuso, quindi K è un sottoinsieme chiuso di I, ma I è compatto. Insieme chiuso di un compatto è compatto, poiché K è un sottoinsieme chiuso di un compatto, è compatto. Quindi non cambia niente, da R a R2, a R3, a Rn, non cambia niente. I compatti sono sempre soli più di infinito. In dimensione infinita questo non è così. In dimensione infinita rispetto alla topologia forte, la sfera unitaria non è compatta. Questo è un altro discorso, non mi riguarda, riguarderà quelli che fanno la laurea magistrale. Ok, quindi i compatti sono chiusi e limitati, almeno sappiamo questo. Poi adesso andiamo a vedere questa proprietà. Primo, andiamo a vedere questo risultato qua. Qua vale in generale uno spazio medio, ok? Supponiamo che K sia, abbiamo uno spazio medio XD. Questo non mi ricordo se l'ho fatto vedere l'anno scorso, però se l'ho fatto vedere lo ripetiamo. K è contenuto in un'unione, io per comodità impongo che l'unione sia numerabile, ma è vero anche se l'unione non è numerabile, è di aperto. Questo si chiama ricoprimento aperto. Ricoprimento aperto. Ovviamente questo qua è un aperto perché è un'unione di aperto.
Allora esistono un numero finito di aperti n1, nk, tale che l'unione per j che va da 1 a k di a con ni contiene k. Quindi se io ho un ricoprimento di un compatto con degli aperti, è inutile che considero tutta la successione numerata, ce n'è un numero finito che lo ricopre. È chiaro? Ma la dimostrazione è facile. La dimostrazione si fa per assurdo. Se ciò non fosse vero, diciamo, supponiamo anzi scriviamo meglio qua, possiamo enunciare in maniera, lo stesso risultato lo enunciamo in maniera più semplice. Esiste k tale che l'unione per n che va da 1 a k degli a con n, diciamo h, chiamiamolo h se no lo confondete col compatto, dire che è un numero finito, vabbè, là potevano, gli indici potevano non essere consecutivi, ma chi se ne importa, tanto vuol dire semplicemente che questo è contenuto nell'unione degli a con n fino a un certo punto, è la stessa cosa. Allora supponiamo per assurdo che per ogni h appartenente a n l'unione per n che va da 1 ad h degli a con n non contenga k. Questo mi dice che esiste un punto x con h che appartiene a k meno l'unione per n che va da 1 ad h degli a con n. Ok? Prendo la successione x con h allora questa successione è contenuta in K. Io so che esiste una sottosuccessione x h j j estratta da x con h tale che il limite su j di x h j è uguale a x, che è un elemento di K. Ok? Allora, vediamo che tutto ciò è assurdo. Per quale motivo? Questo è un elemento di K. X appartiene a K vuol dire che esiste un indice, chiamiamolo H0, tale che X appartiene ad H0, ad A con H0. Per quale motivo? L'unione ricopre K, quindi questo appartiene a uno degli elementi di quell'unione. Questo che cosa vuol dire? Che esiste un J con, diciamo, J che dipende da da H0 tale che se L è maggiore di J allora X con N L X con H L appartiene pure lui a A con H0. Ok? E qual è il problema? Che quando L è maggiore di J, HL è maggiore di L, quindi HL è questa cosa funziona. Io so che HL è maggiore di L che è maggiore di J, ma quando L va infinito anche HL va infinito, questo deve essere vero per ogni L maggiore di J, quindi quando questo va infinito a un certo punto diventa più grande di H0 e quindi che cosa otterrei? Otterrei che X con HL non appartiene ad A con H, X con H in particolare non appartiene ad A con H,
con H, qua c'è scritto che non appartiene ad A con H. All'unione, a quest'unione per n che va da 1 a h, degli diagonali. Diagonali. Quando hl è maggiore di h0, per n che va da 1 a hl ci sta pure a con h0, quindi x con hl non appartiene a x, ad a con h0. Ma poi c'è scritto che x con hl deve appartenere a con h0, quindi abbiamo ottenuto. Siccome con gli indici si può impicciare, cerchiamo di capire qual è la situazione. Questo è K, questo è il nostro ricoprimento aperto. Allora, nel momento in cui io estraggo la sottosuccessione che convence, nel momento che questo punto sta in questo aperto qua, che succede? Che punti x con h con l'indice arbitrariamente alto devono stare qua dentro, ma i punti con l'indice arbitrariamente alto non appartengono all'unione di questi con l'indice arbitrariamente alto. Quando questo indice sorpassa l'indice di che esprimeva questo aperto qua, vuol dire che non stanno in questo insieme, quindi dovrebbero contemporaneamente stare in questo aperto qui e non starci. Quindi ciò non è possibile. Ok? Un minimo di confusione ne avevo fatta che ho chiamato gli indici HL da una parte e H0 dall'altra parte, ma non è. Se ripetete la cosa, vedete che non ci sta nessuna contraddizione, la dimostrazione è fatta bene. Ok, quindi cosa ci dice questo risultato? Che ogni volta che ricopriamo un compatto con un aperto, con degli aperti, anche se gli aperti sono per esempio una successione, io posso scartarne molti e lasciarne solo un numero finito. Un numero finito che magari non è piccolo, possa essere un miliardo di aperti, però ne basta un numero finito. Ok. Allora andiamo a vedere un altro risultato. Siamo in Rn, quindi questo è un compatto di Rn e questo è un aperto Rn. Va bene? Ok. Dimostrazione. Sia x appartenente a k. Allora io dico che esiste un intervallo con queste caratteristiche, tale che la parte
interna di I contiene X. I è contenuto in A. I è uguale a produttoria per n che va da 1 a n grande di A con I, A con n e B con n, con A con n e B con n appartenenti a U per ogni n compreso ed n grande. Allora, per capire questo è molto semplice da capire. Allora, questo è K, questo è A, A contiene. Allora, l'idea qual è? L'idea è io posso allargare, diciamo, sicuramente c'è un intervallino che contiene il punto. Questo intervallino lo centro nel punto. Quello che so, perché? Perché è contenuto in A, quindi esiste un intervallino aperto che contiene X e contenuto in A. Allora l'intervallino, ripeto, è centrato in X, lo faccio più grande. Allora cosa faccio? Dimezzo i lati dell'intervallino. Questo intervallino, anche se lo prendo non aperto, è contenuto in quello di prima, perché i lati sono la metà, quindi che ne chiude un po' non succede niente, è contenuto nell'intervallo di prima, che è contenuto in A, e quindi è contenuto in A. D'altro canto, siccome X sta al centro, anche se non lo chiudo contiene X, e quindi la parte interna contiene X. Qual è il problema? Questo intervallino non avrà coordinate razionali. Questo intervallo non avrà estremi di coordinate razionali. Però io dico, per esempio, se questa, diciamo, semiampiezza era 2 epsilon, qua la semiampiezza dei lati è epsilon. Quindi cosa devo fare? Devo fare, chi è quell'intervallino? È x con n meno epsilon, x con n più epsilon, produttoria per n che va da 1 a n grande. Questo è l'intervallino, questo qui, questo intervallino qua chiamiamolo J, e quindi questo è J. Allora io cosa dico? A con n deve essere compreso, per far funzionare la cosa, A con n deve essere compreso tra x con n meno epsilon ed x con n. B con n deve essere compreso tra x con n e x con n più epsilon. Questo per ogni n compreso tra 1 ed n grande, per ogni coordinata. Ok? Stavolta gli indici di coordinata prima li avevo messi in alto per ovvi motivi, perché c'era la successione, adesso li metto in basso quando non c'è. Queste qua sono le coordinate di x. Quindi x è uguale a x con 1, x con n grande. L'altra volta l'avevo dovuto mettere in alto perché mi serviva pure l'indice della successione che dovevo mettere in basso. Allora, se adesso vado a prendere questo intervallo I, che succede? E non succede niente di grave, perché questo intervallo magari non sarà simmetrico. Però, perché riduco un po', ma questo sta sempre in mezzo, sta. E quindi appartiene sempre all'intervallo A con N e B con N aperto. Anzi, qua, scusate, A con n lo devo mettere chiuso, perché sennò non è un intervallo. Però diciamo, quello appartiene sempre ad A con n e B con n aperto, e quindi sempre appartiene alla parte in. Ok. Fate attenzione che il numero di punti di K non è numerabile, cioè K, essendo un insieme compatto, i sottoinsiemi di R in generale hanno un insieme di punti che è alla cardinalità del continuo. Ma se io adesso vado a fare questo intervallino, lo chiamo I con X,
che dipende da x. Se io adesso vado a fare l'unione al variare di x appartenente a k di con x, io dico che questo intanto è un'unione per n che va da 1 a infinito di i con n. Per quale motivo? Questi intervallini, questi intervalli sono presi in questa famiglia, cioè nella famiglia degli intervalli che hanno gli estremi, in cui ogni lato ha gli estremi che sono razionali. Quanti sono gli estremi? 2n, 2n grande. Q alla 2n grande è ancora un insieme numerabile, cioè non è solo Q che è numerabile, ma anche quando prendo un insieme di vettori a coordinate razionali, questo è numerabile. Quindi questi qua appartengono a una famiglia che è numerabile. Io li metto in ordine e vado a contare quelli che vengono presi. Quando, siccome la famiglia è numerabile, non posso prendere più di quelli che stanno nella famiglia. Casomai, se i punti non sono di cardinalità numerabile, succederà che molti di questi intervalli verranno ripetuti più volte. Quando vengono ripetuti più volte, ce lo metto una volta sola e quindi posso dire che questa è un'unione numerabile. E quindi poi che cosa so? So che K è contenuto nell'unione per n che va da 1 a infinito della parte interna. Per quale motivo? Perché ogni punto apparteneva all'interno di uno di questi. Ok? E se facciamo l'unione delle parti interne, x, un punto x di k appartiene alla parte interna di uno di questi. E questo è un aperto. Vabbè. E questo, scusate, è un ricoprimento aperto di K. Questo che cosa significa? Che esiste, per quella proposizione che abbiamo dimostrato prima, un H tale che K è contenuto nell'unione per n che va da 1 ad H di con n. Chiamiamo questo indice M. Mi piace di più perché la n l'avevo usata per l'indice, come indice delle coordinate, se così non mi confondete. Ok? E questo che cos'è? Un plurintervallo. Ma siccome ciascuno degli intervalli era contenuto in A, questo plurintervallo è contenuto in A. Ma K in chi è contenuto? Nell'unione di quelli aperti, che è il plurintervallo aperto, che è contenuto nel plurintervallo, che è contenuto in A. Quindi c'è sempre un plurintervallo, quindi questo l'ho voluto ulteriormente specificare, non c'è la mano di sotto. K è contenuto in P, che è contenuto in A, che era quello che dovevamo dimostrare. Quindi facciamo un riassunto e poi per oggi basta, il resto lo facciamo la prossima volta, perché poi sto cercando di contenere la massa dei dettagli nelle varie giornate. Allora, il riassunto di quello che abbiamo fatto oggi. Allora, noi oggi abbiamo detto, vogliamo cercare di costruire una misura su Rn. Questa misura deve estendere il concetto di misura di Peano-Jordan, cioè deve coincidere con quello che avremmo fatto se non avessimo voluto fare l'integrale di Lebesgue. E poi c'avevamo il problema di passare da una dimensione a n dimensioni. Allora, come abbiamo risolto questo problema? Abbiamo definito la misura degli intervalli e la misura dei plurintervalli. Fino a qua Lebesgue e Riemann coincidono.
Dopodiché abbiamo detto, se volevamo fare Riemann, approssimavamo direttamente con i pluriintervalli da dentro e da fuori. Ma in questo modo non avremo mai la numerabile attività. Abbiamo dato degli esempi. Allora, cosa abbiamo detto? Se vogliamo la numerabile additività, gli aperti si devono approssimare da dentro e i compatti si devono approssimare da fuori. Basta approssimare da dentro e basta approssimare da fuori rispettivamente. E stiamo facendo vedere questo, non abbiamo finito, ma stiamo facendo vedere questo. Quindi la misura degli aperti si definisce con l'estremo superiore della misura per gli intervalli contenuti, la misura dei compatti si definisce con l'estremo inferiore della misura dei pluriintervalli contenenti. Una volta fatto questo, abbiamo a disposizione come insieme misurabili gli aperti e i compatti. Approssimiamo un insieme limitato, poi vedremo perché, poi per insiemi non limitati ci sarà un'altra definizione, con gli aperti da fuori e i compatti da dentro. Se le due approssimazioni coincidono, nel senso che l'estremo inferiore della misura degli aperti contenenti è uguale all'estremo superiore della misura dei compatti contenuti, diciamo che l'insieme è misurabile secondo le cose. Adesso abbiamo il programma di far vedere che tutto quanto funziona. Per far vedere che tutto quanto funziona abbiamo dimostrato un paio di lemmi tecnici che ci dicono, innanzitutto abbiamo visto chi sono i compatti di Rn, e poi abbiamo dimostrato questo risultato, che quando ho un compatto contenuto in un aperto c'è sempre un pluriintervallo in mezzo, che intanto prova il fatto che la misura di se ho un compatto contenuto in un aperto, la misura del compatto è minore della misura dell'aperto, e questo è già importante. Il resto lo faremo la prossima volta, però una cosa la voglio preannunciare fin da adesso. Lo scopo è, andremo a misurare un sacco di insiemi, ma non tutti quanti. Cioè, qui ci si deve muovere, il problema è che ci sono parecchie difficoltà tecniche, è dovuto a problemi intrinseci. Cioè, da una parte dobbiamo fare meglio di Riemann e di Peano-Giorda, dall'altra parte non arriveremo a misurare tutti gli insiemi, perché esiste una cosa che citerò la prossima volta, che è il paradosso di Banach-Tarski, per cui, anzi, lo possiamo preannunciare già da mo', così chi vuole se lo può andare a vedere, ci sono molti video su YouTube che lo spiegano per bene nei dettagli, è spiegato bene anche sulla voce in inglese di Wikipedia. Cosa dice questo paradosso di Banach-Tarski? Dice che se stai in dimensione almeno 3, tu puoi prendere una palla, la dividi, ma non in un numero infinito di insiemi. Io sapevo 6 e sapevo che il paradosso era del 1928, però su Wikipedia saranno più informati, sanno che il paradosso è del 1924 e che adesso ci si può, bastano 5 insiemi. Tu la dividi in 5 parti, la palla, le giri, le trasli, le riassembli insieme. Le parti si incastrano perfettamente, per cui non ci sono buchi, ed esce una palla più grande. Più grande, di raggio più grande. Esattamente una palla di raggio più grande. Qual è la risposta a questo paradosso? Guardate che questo non dice che se io voglio misurare gli insiemi non ho problemi perché ci sta le back. C'ho problemi pure con l'additività finita se voglio misurare tutti gli insiemi, perché se questi insiemi avessero un volume avrei ottenuto, allora, se il volume è invariante per rotazione, se è invariante per traslazione, cioè tu ti aspetti che il volume di questo, se io lo sposto nello spazio, diventa diverso? No. Se un'unione è disgiunta, le parti si incastrano perfettamente, non si sovrappongono e non hanno buchi, cioè l'unione è esattamente una palla più grande, il volume o lo faccio a pezzi, 5 pezzi lo riassemblo, deve essere sempre lo stesso. Invece in questo caso non sarebbe lo stesso. E allora il paradosso in quale fatto sta? Sta nel fatto che questi insiemi non possono essere misurabili secondo nessun tipo di misura, non secondo Lebesgue e neanche secondo Peano-Giorda, ovviamente,
piano Jordan ne misuro molti di meno, però cioè, questi non li posso misurare con nessuna misura, cioè io non è che ho altre alternative. Se voglio queste proprietà, non è che dice vabbè, ma tu hai fatto le bag perché sei scarso. Facciamo un'altra definizione più complicata ancora di le bag e vedi che riesce a misurare tutti gli insiemi. No, se vuoi queste proprietà, cioè che il volume non cambia quando lo sposti nello spazio e quando giri insieme, non ci riesco, non è, cioè non ci riesco perché non è possibile. Chiaro, quegli insiemi, naturalmente questa costruzione non è che si fa così, noi non la faremo, ne faremo un'altra molto più semplice relativa a un controesempio, però è una costruzione che si può fare grazie a un assioma matematico che si chiama assioma della scelta, ok? Senza quell'assioma la costruzione non si può fare, quindi diciamo è una costruzione necessariamente di tipo astratto. Quindi d'ora in poi, cioè, lo diciamo una volta, nominiamo questo paradosso, facciamo il controesempio che possiamo dimostrare eccetera eccetera, per far vedere che non tutti gli insiemi sono misurabili, dopodiché ce ne scordiamo, perché tutti gli insiemi che incontreremo noi nella pratica saranno misurabili, le funzioni saranno integrabili e quant'altro. Ma giusto per capire che non posso misurare tutti gli insiemi, non posso integrare tutte le funzioni, e questo è un fatto intrinseco, non è che perché uno è scarso o uno non è scarso, è così perché è così, se voglio determinate proprietà. Quindi quello che stiamo a fare è in qualche modo forzato. Uno dice è difficile, è non necessariamente difficile, secondo me no, secondo me è giusto farlo, perché prima di tutto se fai una teoria dell'integrale di Riemann fatta bene, più o meno la difficoltà è quella. Poi noi non stiamo facendo altro che sottolineare una volta, due volte, tre volte, cento volte, che quando portate l'integrale da dentro a fuori, una serie, da dentro a fuori l'integrale, ci vuole il teorema che ve lo supporta, se no non funziona. Ci sono le successioni che convergono a zero e l'integrale non converge a zero. Abbiamo visto. Successioni anche semplici da fare, integrabili secondo Riemann. Quindi quando portate il limite da dentro a fuori integrale, la serie da dentro a fuori integrale, ci vuole il teorema che vi autorizza a farlo. Non si fa così. Eh sì, perché il professore di elettrotecnica, quello di teoria dei segnali, eh sì, perché poi matematicamente si dimostra che, e noi matematicamente dobbiamo dimostrare che non è che possiamo fare come ci pare, perché certe volte la cosa non è vera. Quindi stiamo dando un'idea, sia pure limitata, sia pure contenuta, perché non è che possiamo fare sempre teoria, poi dobbiamo fare pure gli esercizi, che questa cosa si può fare e si deve fare in un certo modo. Se la volete fare, bisogna fare la teoria di Lebesgue. D'altro canto, a teoria dei segnali le funzioni L2 le conoscete dall'anno scorso. Quindi, se volete utilizzare L2, dovete per forza fare la teoria di Lebesgue. L significa Lebesgue, non è che significa un'altra cosa. Va bene? Ok, ci vediamo la settimana prossima.